si può mettere mai sopra ora. Sì. Questo subito è filmato su questo, è troppo bello. Bellissimo. Stiamo scrivendo grazie. Per attaccare le foto. Stampiamo le foto. Com'è l'operazione? Allora, ora stiamo stampando le foto per i bambini e stiamo facendo una dedica per lasciare il nostro ricordo in questa giornata. Uno per ogni classe. Esatto, uno per ogni sezione e abbiamo stampato 4. Questa è la foto. Bellissimo, una cosa eccezionale, una grande festa, la festa della solidarietà, cioè un modo per vedere dall'interno questo paese, lo si vede con altri occhi e non quelli del turista. Io faccio un confronto con un viaggio che ho fatto proprio un anno fa, devo dire mi si è ribaltata proprio la sensazione, l'impressione di un paese che mi sembrava al degrado, mi sembrava che arrancasse, mi sembra un paese che fa un grande sforzo di risalita, di dignità su tutti i fronti, veramente una cosa eccezionale. Noi possiamo fare molto per loro. Sì, molto, anche con queste piccole cose, credo soprattutto con le piccole cose che forse lasciano più segno di tanti programmi internazionali che pure sono necessari, però credo, perché vanno ad incidere poi anche su di noi e ci modificano, non ci lasciano diciamo passivi oppure programmatori del bene, ma siamo diciamo coloro che portano qualche cosa di concreto della propria personalità, del proprio intimo, del proprio impegno, dell'impegno personale. Per i ragazzi, poi in particolare i nostri della scuola, credo che questo sia anche l'elemento formativo che consenta di poter essere altrettanto nel proprio paese. Dopo forse queste dimensioni non si trovano più o non si sanno riconoscere più, perché credo che esistano poi anche in realtà da noi. Momenti di bisogno, momenti di necessità, di degrado anche. Hai trovato dei segnali per i ragazzi? Sì, moltissimi segnali, devo dire che li ho trovati molto più sciolti di come erano arrivati all'inizio, ragazzi che poi noi abbiamo anche scelto tenendo conto soprattutto diciamo di ciò che avevano bisogno anche loro, come necessità di aprirsi, come necessità di conoscere, come necessità di comprendere attraverso appunto l'aprirsi agli altri, il mettersi in gioco, il collaborare, la disponibilità. Un bel progetto. Allora, abbiamo fatto questo pensiero per questi bambini con la nostra foto insieme a loro, le nostre firme, uno per sezione, e adesso andiamo a consegnarglielo. അവരെ തന്നതാണത് ഇഷ്ടമായതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ ഇല്ലേ അതാണ് ഇട്ടത് കണ്ട നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് Fa tutto insieme? No. Ara, un t-shirt, guarda. Chi è il t-shirt?